Il fascino di scalare l'Everest veta nei sogni degli appassionati escursionisti è offuscato da alcuni recenti video che circolano sul web. I filmati dipingono un quadro cupo della vetta più alta del mondo, esponendo il caos ambientale provocato dalle attività umane. In altre parole, i rifiuti. Un video svela una scena scoraggiante di spazzatura sparsa sui pendii della montagna, raggruppata attorno a tende ed escursionisti. Contenitori di ossigeno abbandonati, imballaggi alimentari scartati, tende inutilizzate e persino rifiuti di feci umane rovinano il maestoso paesaggio. La gravità del problema dei rifiuti si intensifica nei campi in quota, dove gli alpinisti rimangono per settimane per acclimatarsi all'ambiente ostile. Incredibilmente, durante ogni periodo del soggiorno, un singolo escursionista può generare chili di rifiuti, la maggior parte dei quali rimane sulla montagna. Le conseguenze di questo smaltimento irresponsabile vanno oltre l'estetica dell'Everest. Le comunità locali corrono rischi per la salute, poiché gli alpinisti, limitati dai servizi igienici al campo base, ricorrono per fare i propri bisogni sulla montagna. I rifiuti umani possono contaminare lo spartiacque della montagna, rappresentando una minaccia significativa per le migliaia di persone che dipendono da esso per l'acqua potabile. Le malattie trasmesse dall'acqua, come il colera e l'epatite A, diventano potenziali pericoli. Ad aggravare il problema è il riscaldamento del clima e lo scioglimento della neve, che sono destinati a rivelare più detriti sotterranei, aumentando il flusso di acqua contaminata lungo la montagna. Il Monte Everest, un tempo venerato per la sua bellezza incontaminata, è ora toccante esempio di degrado ambientale aggravato dalle attività umane. L'aumento di popolarità delle spedizioni sull'Everest, guidate dalle guide offerte da varie compagnie, non ha fatto altro che intensificare il costo ecologico. Si stima che circa 6.000 persone abbiano scalato la vetta, con un numero annuale di vertici in aumento. Il risultato è un evidente danno ambientale che spinge il governo nepalese ad agire. Ora è obbligatorio un deposito di $4.000 per scalatore, destinato a coprire i costi dell'ampia pulizia richiesta. Anche se la tariffa sembra un prezzo simbolico da pagare rispetto alle ingenti somme che gli alpinisti investono nella loro missione sull'Everest, rappresenta un passo avanti verso la mitigazione dell'impatto ambientale. Nel dibattito emerge un sentimento prevalente: un appello alla responsabilità collettiva e un cambiamento di prospettiva. Il disprezzo per il palese danno per la natura è palpabile, con la speranza che l'unità e le misure proattive possano annunciare un cambiamento positivo nel mondo in cui trattiamo il pianeta. Lo stato attuale del Monte Everest serve a ricordare fortemente che il perseguimento di obiettivi personali non deve andare a scapito del nostro ambiente condiviso. Qualcosa di simile si stava vedendo anche sul K2. La scalatrice Flor Cuenca del Perù ha criticato lo stato dei campi più alti, con anni di spazzatura accumulata. Alcune aziende fanno il loro lavoro e trasportano la spazzatura, altre no, ha detto. La preoccupa tuttavia che in precedenza in alcuni campi base la spazzatura veniva bruciata sul posto o gettata nei crepacci invece che portata via. Grey Tseng e Fresh Tree di Taiwan hanno condiviso una serie di post sulla spazzatura sui social media e hanno cercato di raccoglierne un po' dai campi più alti, ma da soli non hanno potuto fare molto. E secondo voi ha ancora senso scalare queste montagne? Non dimenticate di iscrivervi al canale e commentare la vostra opinione sull'argomento.